Tornano a Campobasso i giovani protagonisti del Movimento Mondiale per il Clima. Lo fanno con un presidio in piazza, impegnandosi nello scambio delle proprie opinioni attraverso il dialogo. I giovani in tutto il mondo ci chiedono la massima attenzione per l'ambiente, riempiendo le piazze per sensibilizzare tutti attorno alle problematiche dei cambiamenti climatici e contribuire ad un mondo migliore. Anche a Campobasso hanno più volte manifestato per tali problematiche, come questa mattina, quando si sono raccolti in un presidio davanti al municipio ed hanno affrontato il dialogo attorno alle tematiche ambientali. Noi studenti in Molise siamo scesi in due piazze molisane, Termoli e Campobasso, come siamo scesi in tutta Italia e in tutto il mondo, per rivendicare provvedimenti sul clima che scoraggino l'avanzare dei cambiamenti climatici e delle catastrofi ambientali. A Campobasso siamo scesi in piazza dal 24 maggio in poi e il 27 settembre abbiamo avuto picchi di partecipazione con appunto migliaia di studenti in piazza. Oggi siamo ritornati in piazza proprio per far capire il fatto che la lotta non si ferma alle manifestazioni, la lotta non si ferma a una data che può essere il 27 settembre, ma deve essere continua e deve essere anche liturgica in un certo senso, cioè deve avere una programmazione secondo noi. Ad oggi quindi abbiamo deciso di fare un presidio che possa essere un momento di confronto per gli studenti, che possa essere un momento di confronto di idee e di prospettiva anche dopo il 29. Finirà l'autunno tra poco e l'autunno è di solito la stagione delle mobilitazioni, però noi pensiamo che la lotta non vada fermata a una mobilitazione quanto a una piazza, ma debba continuare all'interno delle scuole e delle città. Infatti abbiamo fatto due gruppi di lavoro. Uno sul lavoro nelle scuole e uno sul lavoro nelle città, proprio per cominciare a instillare all'interno delle coscienze proprio il pensiero di pensare globale e agire locale. Cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto noi possiamo parlare dei massimi sistemi, quanto noi possiamo parlare degli orsi polari che muoiono, delle barriere coralline che si sfaldano, eccetera, 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 abbiamo bisogno di ripartire dai territori per la battaglia climatica. Abbiamo bisogno di far sì che gli studenti immaginino le scuole e le città del futuro, partendo dalla Campobasso, dalla Firenze, dalla Termoli, dalla Napoli del futuro, perché se non abbiamo le idee chiare su questi territori qua non possiamo pensare di cambiare niente.